Il Rotaract Club di Caltanissetta si pone un obiettivo, l'acquisto di due defibrillatori da posizionare in città per la collettività. Per questo motivo ha già destinato una prima tranche devolvendo per la causa il ricavato della cena dei giorni scorsi e a breve comincerà un crowdfunding per sostenere il progetto Save the Earth of the City. E proprio il defibrillatore è stato uno dei temi centrali della prima conviviale del club, parlando anche delle modalità di impiego e delle varie tipologie esistenti. La conferenza dal titolo Defibrillatore e cure palliative, svoltasi lo scorso venerdì 26 agosto a San Cataldo, è stata introdotta dalla presidente del Rotaract Club Nisseno, Deborah Gervasi, e curata dall'infermiera Marta Agricola. La conviviale per l'appunto è il tema defibrillatore e cure palliative perché da un lato aveva per l'appunto l'obiettivo di sensibilizzare su questi temi, ma dall'altro anche quello di avviare il progetto che il Rotaract terrà aperto per tutto l'anno sociale, ovvero una raccolta fondi attraverso una piattaforma di crowdfunding per l'acquisto di due defibrillatori che saranno poi posizionati in due parti della città per il pubblico utilizzo. Tant'è che il ricavato della conviviale è stato il primo versamento che è stato effettuato all'interno della piattaforma. La conviviale, tra l'altro, si inserisce anche in un ciclo più ampio di conviviali dove il Rotaract ha pensato di creare questi momenti formativi aperti a chiunque voglia imparare qualcosa, in un clima più amichevole, più informale, dove ciascun socio mette a disposizione degli altri la propria area di expertise e nell'ottica della reciprocità, che è il nostro tema sociale dell'anno, ciascuno può mettere a disposizione la propria conoscenza e allo stesso tempo poi trarre informazioni dagli altri, sempre nel principio della condivisione.